Botta è risposta tra Cosenza e Fiorentina e pareggio sostanzialmente giusto tra due squadre che restano sia pure in larga compagnia in testa alla classifica. Al maggior tasso tecnico della Fiorentina, che è piaciuta soprattutto in fasi avanzate, il Cosenza ha risposto con una prestazione puntigliosa e generosissima. Primo tempo abbastanza equilibrato, anche se la bilancia delle occasioni pende dalla parte degli ospiti, andati vicino al gol prima con Effenberg, che al 20° sul terzo tiro dalla bandierina ha girato di testa di poco sul fondo, ed al 38° quando Banchelli, in tuffo, ha spedito all'angolo in basso sulla destra di Zunico, che si è salvato in angolo. Poi nella ripresa le due reti, va in vantaggio per prima il Cosenza con l'ex di turno Maiellaro, che parte palla al piede quasi da centrocampo, salta gli avversari che gli si fanno incontro e si ferma dopo aver deposto la sfera alle spalle di Tolga. Passano appena 5 minuti e la Fiorentina pareggia. Punizione dalla destra battuta da Robbiati, sotto porta si fa luce la testa di Luppi e per Zunico c'è nulla da fare. Silipo, era questa la Fiorentina che si aspettava? Sì, forte e organizzata come appunto sapevo.